Borgonzoni, l'uomo forte è Salvini? L'uomo forte ovviamente se lei mi dirà di sì, ha visto i sondaggi, Salvini. Certo, a Salvini. Dai. Però quello che penso che la gente nei sondaggi dica quando parla di uomo forte è l'uomo comunque che poi dopo ascolta tutti ma prende una decisione, perché ci siamo abituati in questi anni a vedere troppe persone che magari un giorno avevano una posizione, il giorno dopo, proprio leggendo i sondaggi, una posizione completamente opposta, per interessi completamente opposta. Allora? La gente ora vuole qualcuno che decida, che porta avanti quello che decide, perché sembra un atto veramente rivoluzionario, perché ne stiamo parlando così tanto di Trump quando dovrebbe essere la cosa, penso, più normale, che quando uno viene eletto porti avanti quello che ha detto in campagna elettorale. Quello che mi spiace è che molti ancora, non solamente nel PD, non si rendono conto che con il voto di dicembre la gente ha detto che vuole andare a votare. Perché è vero, a me le persone mi fermano e mi chiedono come faccio ad arrivare a fine mese, ho bisogno di trovare il lavoro, non gli importa nessuno della legge elettorale, vuole andare la gente a votare. Con un sistema proporzionale, e penso, che come lei sa, non è che facilita le persone, però, l'arrivo al potere di un uomo forte. Sì, ma le persone non sono così, fra virgolette, stupide come ogni tanto qualcuno vorrebbe dipingere. No. Io penso che andranno a votare e sapranno cosa votare. L'hanno fatto anche per il referendum. Sì. Per cui ridiamo voce alla gente che la sta chiedendo, perché sono andati al referendum in un numero tardi di persone a votare che nessuno di noi se l'aspettava, perché eravamo, guardi, io penso, alla mia regione, questo, sia, ai dati delle regionali Lega, pensavamo Lega, anche Renzi, fino al giorno prima che erano pochissimi. 5 Stelle, sono d'accordo.